Dal 1 gennaio 2024 sono state modificate le aliquote delle imposte alla fonte. In questo video faremo chiarezza riguardo le modifiche che colpiscono i lavoratori frontalieri. Questo è un webinar presentato da cambiavalute.ch. Siamo onorati di presentarvi, di avere con noi il dottor Mulatero. Dottor Mulatero, buongiorno. Buongiorno a lei. Partiamo subito con il tema di quello che è il webinar, ovvero le imposte alla fonte 2024. C'è stata una modifica che è entrata in vigore il 1 gennaio 2024. Dottor Mulatero, da dove cominciamo per chiarire la cosa? Sì, è vero che all'inizio di quest'anno è cambiato un po' il mondo, nel senso che tutti la vedevano un po' arrivare, nel senso che se ne parlava da mesi e da anni. Praticamente Svizzera e Danimarca hanno deciso di ridefinire l'imposizione dei lavoratori frontalieri. All'entrata in vigore dell'accordo nella metà di luglio dell'anno scorso, che è il primo anno in cui si spiegano tutti i suoi effetti, è il 2024, quindi il 1 gennaio di quest'anno. Ora, cosa implica tanti cambiamenti? Concentriamoci magari su quelli che interessano più chi ci segue. Essenzialmente tutti avranno sentito parlare di vecchi frontalieri e di nuovi frontalieri. Ecco, questa distinzione è stata introdotta proprio dal nuovo accordo tra Italia e Svizzera. Quindi viene un po' a cadere quella generalizzazione dello statuto di frontaliere fiscale, nel senso che ormai questo è riservato solo per chi rientra nella categoria di vecchio frontaliere. Se posso spiegarmi in breve, ecco, come si fa a essere considerati vecchi frontalieri, non c'entra l'età anagrafica, si tratta di aver goduto dello statuto di frontaliere fiscale, così come era definito negli accordi in vigore, quindi lavoro dipendente in Svizzera, residenti in Italia, in uno dei comuni di frontiera, dietro giornaliero, e aver goduto di questo statuto nel periodo cosiddetto transitorio, cioè nel periodo tra il 31-12-2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo, quindi il 17 luglio del 2023. E chi soddisfa questi criteri viene considerato un vecchio frontaliere e quindi continua a beneficiare dello statuto precedente. Usi già cambiavalute.ch? Ricordati di usare la funzione invita un amico, tu e lui guadagnerete 25 euro. Dicevamo quindi, è entrata in vigore questa modifica, a partire dall'1 gennaio 2024, ma questa modifica deve essere vista nell'ottica di vecchi e nuovi frontalieri. Ridò la parola a lei, dottor Mulatero. Assolutamente, questa è una distinzione fondamentale che è stata introdotta. Se vogliamo, i vecchi frontalieri continuano a essere tassati esclusivamente in Svizzera per il loro reddito da lavoro dipendente, quindi l'imposta alla fonte, così come succedeva precedentemente per i frontalieri fiscali, ha un effetto definitivo, quindi non si viene più imposti in Italia. Ecco, questo solo per i vecchi frontalieri. I nuovi frontalieri di fatto erano sì sottoposti all'imposta alla fonte, con delle aliquote che sono leggermente più basse, ma perché, diciamo, una magra soddisfazione è quella di vedere una trattenuta più bassa di busta paga, perché poi saranno chiamati a pagare di fatto l'imposta in Italia sul reddito da lavoro dipendente, e quindi l'imposta alla fonte nel loro caso sarà un semplice acconto di imposta già versata. Scusi se la interrompo, no? È chiaro la distinzione vecchi e nuovi frontalieri. Abbiamo capito quindi che i nuovi frontalieri avranno tendenzialmente un'imposta alla fonte, un'aliquota più bassa, ma quindi se per i nuovi frontalieri c'è un'aliquota più bassa, per i vecchi frontalieri questa aliquota è stata aumentata in funzione di quale principio, qual è la volontà che si è voluta applicare? Mi ricordo, se non sbaglio, c'è il cosiddetto principio di non discriminazione. Sì, corretto. Ecco, vorrei precisare che non è aumentata l'aliquota a cui sono sottoposti i vecchi frontalieri, nella quasi totalità dei casi. Vedremo, c'è un'eccezione molto significativa, ma in generale le aliquote anche per i nuovi frontalieri sono diminuite. Semplicemente il vecchio frontaliere paga tutte le imposte in Svizzera e quindi a lui si applica l'aliquota intera, al nuovo frontaliere, che poi andrà a pagare ancora le imposte secondo il regime italiano, questa aliquota è, diciamo, ridotta del 20%, quindi paga l'80% in Svizzera, che tanto poi dopo andrà a pagare tutte le imposte sul reddito in Italia. Diceva giustamente il principio di non discriminazione. Adesso è stato proprio inserito negli accordi tra Italia e Svizzera per l'idea che non ci debba essere discriminazione di fatto tra persone, tra lavoratori che sono
in condizioni simili, quindi non solo di discriminazione in base all'età, ma anche in base alla durata di soggiorno in Svizzera. Quindi sappiamo che una volta c'è una grossa differenza tra rientro quotidiano, che dava l'accesso allo statuto di frontalieri fiscali, se si soddisfacevano tutti gli altri requisiti, che invece chi rientrava solo settimanalmente era imposto integralmente in Italia. Su questo Secondo. tema della non discriminazione, se non sbaglio, rientra anche, adesso poi mi corregga, io non sono un esperto in materia, però dovrebbe rientrare anche la questione del fatto che per i vecchi frontalieri, per coloro che appunto hanno lavorato, lavoravano o lavorano in Ticino e sono classificati come vecchi frontalieri, in precedenza, quindi fino al 31-12-23, non veniva conteggiato ai fini del computo dell'imposta il reddito dell'eventuale coniuge, è corretto? Sì, più precisamente c'era questa situazione un po' particolare, no? Per cui se io ero un frontaliere fiscale, quindi che abitavo in zona di confine, venivo quotidianamente in Svizzera a lavorare e avevo un coniuge con cui condividiamo il domicilio nei comuni di frontiera, e questo coniuge però lavorava in Italia, a differenza di chi si trovava in una situazione analoga, cioè coppie di coniugi di cui entrambi lavorano, ecco. Per questa categoria particolare esisteva un'eccezione che faceva sì che non si applicasse, come negli altri casi, la tabella con le aliquote previste per i doppi redditi, per i nuclei familiari che hanno un doppio reddito da lavoro, ma si applicava eccezionalmente una tabella che prevedeva le aliquote ridotte, quindi non tenendo conto, ecco, di questa seconda fonte di reddito, no? Chiaramente era un po' una fonte di discriminazione nei confronti anche dei frontalieri che si trovavano in una situazione leggermente diversa con il coniuge, magari che lavorava in Svizzera. Quindi abbiamo parlato della non discriminazione, di questa correzione rispetto al fatto che non venisse considerato per alcune categorie di lavoratori il reddito del coniuge che non lavorava in Svizzera. Ci sono state altre correzioni che la nuova legge, che appunto le modifiche introdotte recentemente hanno applicato altre correzioni, ad esempio, mi suggeriscono il moltiplicatore comunale, il problema del moltiplicatore comunale. Sì, questo è un tema squisitamente politico, nel senso che, vabbè, un piccolo cappello generale, chi ci segue probabilmente conosce già un po' il sistema svizzero, l'imposta sul reddito che hanno i lavoratori dipendenti e residenti si compone essenzialmente di tre elementi: le imposte che si pagano alla Confederazione interna, le imposte che si pagano al cantone, nel caso del Ticino, a Bellinzona, e poi le imposte che si pagano al proprio comune di domicilio. Come si fa nel caso dei frontalieri per stabilire la componente di questa imposta comunale che pesa tipicamente per circa un terzo sul totale? Beh, quello che si faceva tradizionalmente, quindi fino a tutto il 2014, fino a 10 anni fa, si prendeva il moltiplicatore di imposta medio applicato nei vari comuni, cioè le nostre imposte locali, come funzionano? Si prendono le imposte che si pagano al cantone, ogni comune stabilisce una sua percentuale, un suo moltiplicatore, l'applica a quella del cantone e così determina l'aliquota applicabile. Da notare che questa aliquota media corrispondeva al 78%, questo nel 2014. Dal 2015, adesso non entro nei dettagli del dibattito che c'era stato ai tempi, si è deciso a livello cantonale di portare nel calcolo dell'imposta alla fonte per i frontalieri questa percentuale dal 78% al 100%. È chiaro che ciò aveva causato un aumento delle aliquote di imposta abbastanza generalizzato ed era di natura essenzialmente discriminatoria. Con il nuovo accordo tra Italia e Svizzera questa distorsione è stata rimossa, il che significa che dal 1 gennaio 2024 questa componente è ridiscesa ed è pari attualmente al 79%, quindi il moltiplicatore medio comunale considerato adesso del 79%. Ed è per questo che anche i vecchi frontalieri, con l'eccezione che abbiamo detto prima, hanno visto le loro aliquote diminuire sensibilmente. Ok, direi che abbiamo snocciolato quelli che sono un po' i motivi e ciò che è andato a correggere questa nuova legge in merito alle imposte alla fonte. Cosa ne dice se cominciamo a entrare un po' sul focus della questione, proprio quello che interessa, immagino, tutti quelli che ci stanno ascoltando? Quindi, se è d'accordo, partirei con alcuni esempi. Vuole cominciare lei? Vuole che le faccio io magari qualche domanda? Se fosse possibile, visto che parlavamo di questa, siamo abbastanza freschi, no? Su questo caso dei
frontalieri, vecchi, no? Che quindi godono dello statuto di cui hanno goduto finora, però sai, cadono in questa categoria particolare di chi è frontaliere fiscale, sì, ma ha un coniuge che lavora in Italia e percepisce quindi un altro reddito da lavoro dipendente. Perfetto, allora vogliamo fare un esempio numerico, partiamo da un caso magari semplice, lavoratore o lavoratrice single, senza figli. Cambia qualcosa per, a parità di reddito, stiamo parlando, prendiamo esempio, 50.000 franchi di reddito annuo. Cambia qualcosa? Se sì, come? Se si può vedere in che percentuale? Se no, ci può indicare magari le tabelle dove andare a vedere, ecco. Non so se è possibile magari mostrare una tabella riepilogativa con le varie aliquote in vostra fonte. Dovreste Però vedere il mio questo. schermo, possiamo procedere. Tratterei prima questo esempio, dopo vediamo anche il caso dei single e tutte le altre declinazioni di situazione personale. Proseguiamo la sua direttiva. No, grazie. È giusto perché visto che siamo freschi, no, di questa grossa, è forse la differenza più importante che poi a livello individuale chi ci segue avrà notato, no? Prendiamo il caso dei vecchi frontalieri. No? Chi era già frontaliere in Svizzera alla fine del 2018 e la metà dell'anno scorso, no? Quindi rimane frontaliere fiscale per capita in un comune di frontiera, giornalmente, quindi continua a pagare solo il posto alla porta in Svizzera, quindi il quadro non cambia. Ora prendiamo un lavoratore dipendente, il cui reddito determinante alla fine del posto a fronte è di 50.000 franchi all'anno. No? Vedete, in una tabella proiettata a destra quello che era la situazione fino a dicembre dell'anno scorso, e a sinistra, sotto il 2024, vedete il nuovo regime. Quindi, per chi ci ascolta, prendiamo il caso senza figli, perché quello influenza poi l'aliquota, ma non la tabella. Ed è sposato. Se il coniuge non lavora, come si può vedere, di fatto non c'è differenza tra l'anno scorso e quest'anno. Solo perché è saltato un attimo il suo audio, dottor Mulatero. Ripeto, siamo nel caso di vecchi frontalieri sposati. Se il coniuge non lavora, come potete vedere, non cambia di fatto nulla per quello che riguarda l'aliquota dell'imposta alla fonte. È corretto? Perfetto. Poi se scendiamo di un attimo, ecco, entriamo nell'area evidenziata, quella un po' più delicata, quello che si può vedere è che fino all'anno scorso si faceva una distinzione se il coniuge lavorava in Svizzera o in Italia, ma comunque risiedendo al di fuori di un comune di frontiera, e in questo caso si applicava l'aliquota determinati 50.000 franchi pari al 6,7%, oppure se, come detto, si rientrava in questa casistica eccezionale, quindi io sono frontaliere fiscale, ma il mio coniuge lavora in Italia, pur risiedendo con me, lavora in Italia, ecco, c'era questa aliquota di favore, che nel caso specifico era pari all'8%, no? Come avere un coniuge che non lavora. È giusto una parentesi, era un'eccezione, è stato un po' un principio di scambio nelle negoziazioni tra Svizzera e Italia, ancora a metà degli anni Ottanta, ecco, si sono fatte delle concessioni reciproche ed era apparsa questa categoria speciale. Come vedete dalla colonna di sinistra, adesso dove lavora il coniuge non fa più nessuna differenza, cioè si applica una aliquota unica. Nel caso specifico è il 6,2%, come vedete, rispetto al 6,7% è diminuita proprio per quell'effetto di moltiplicatore comunale medio che è stato abbassato. Però è chiaro che se prima vi trovavate nella categoria che godeva di questo trattamento speciale, di favore, l'aggravio è non indifferente. Il tema che sollevavano alcune domande per loro, magari nel settore della mansione, non è rilevante. Lo vedremo magari dopo quando andiamo a vedere appunto quella piccola tabellina riassuntiva delle varie tabelle applicabili. Cioè, Che vedremo che dovrebbe essere poi, questa qui. Perfetto. assolutamente, assolutamente. In questo caso andremo a vedere quindi la differenza con o senza figli, coniuge lavorante o non lavorante, ma appunto rimandiamo poi alle tabelle imposte alla fonte che potete trovare sul sito appunto ufficiale. Prego, dottor Mulatero. Torneremo ancora sul tema magari del sito dell'ufficio dell'imposta alla fonte che è veramente ricco di risorse e di facile consultazione sia per i professionisti e gli addetti ai lavori che per i contribuenti. Ecco, come vedete qua in un colpo d'occhio avete le
tabelle applicabili ai lavoratori dipendenti italiani che lavorano in Svizzera. Non si parla di settore, di ruolo, di mansione. Un piccolo punto ancora su questo, perché come Sì, vedete, prego. il fatto che si sia vecchi frontalieri o frontalieri nuovi è un elemento veramente fondamentale perché si va a distinguere quale delle quattro tabelle viene applicata. E poi i criteri personali essenzialmente sono sposato oppure no, il coniuge lavora o non lavora, e dopo, a seconda che si abbiano dei figli, chiaramente cambiano le aliquote. Vedete, sono veramente pochissimi elementi, ma fondamentali a giocare. Perfetto, andiamo sulla ciccia direi, quindi andrei a vedere le aliquote vere e proprie, facciamo alcuni esempi. Secondo me riusciremo a rispondere a tante domande che sono arrivate. Prego, dottor Mulatero, quindi qui abbiamo una tabella dove il reddito determinante, lo ricordiamo, è sempre 50.000 franchi l'anno. Ancora una volta vi ripeto che a questo caso, come ha detto giustamente il dottor Mulatero, non conta il settore dove si è impiegati, la mansione, ma contano proprio delle caratteristiche, diciamo, personali, ovvero l'essere sposati o meno, avere figli o meno e se il coniuge lavora o non lavora. Poi magari andiamo a vedere l'aspetto dei conviventi, dottor Mulatero, però comincerei da qui. Cominciamo dai casi più tradizionali. Qua di fatto trovate replicata la stessa tabella di prima, e invece che la lettera corrispondente alla tabella abbiamo inserito qualche cifra, di nuovo per il caso di un reddito determinante di 50.000 franchi all'anno. Se vedete, prima cosa, grosso discrimine tra vecchi frontalieri e nuovi frontalieri. Come si diceva all'inizio, fateci caso anche qua con gli esempi numerici, le percentuali dei frontalieri sono sistematicamente più basse, e più basse non a caso, ma sono approssimativamente l'80% delle tabelle per i vecchi frontalieri. Perché, come detto prima, i vecchi frontalieri con l'aliquota alla pari pagano tutto in Svizzera e così sono a posto, i nuovi frontalieri pagano quell'aliquota alla Svizzera e poi vanno a fare la loro dichiarazione standard, IRPEF italiana. Entrando nello specifico, la prima grossa differenza, se volete capire, anche andando sul sito dell'ufficio di imposta della fonte, usando i calcolatori, la prima grossa differenza è: siete sposati, quindi sposati vuol dire coniugati, matrimonio civile. Se non siete sposati, quindi ceti, nuclei, separati, divorziati, vedove, si rientra nella categoria dei single. Allora qua, chiaramente una grossa differenza è il fatto di avere figli a carico. Vedete, nel caso dei singoli è veramente molto evidente, nel caso dei singoli cambia proprio la tabella. Se io guadagno un reddito determinante di 50.000 franchi all'anno, se ho figli o non ho figli, fa una grossa differenza ovviamente nelle aliquote applicabili. Un chiarimento, magari qualcuno si starà chiedendo perché con figli ci sono più aliquote. Semplicemente la prima che trovate è per un figlio, la seconda per due figli e così via. Il discorso è che, come poi tutti i sistemi fiscali, il fatto di avere più figli a carico fa ricorrere all'imposizione. Quindi questa per la parte alta della tabella. Poi il caso di persone coniugate. Partiamo dal caso senza figli, per semplicità, sempre 50.000 franchi all'anno di reddito determinante. Qua vedete che poi la distinzione sul coniuge si è semplificata molto. La nota 2 è più facilmente individuabile, no? Ho ribadito qua che il fatto che il coniuge lavori è l'unica informazione veramente necessaria. Poi, se lavori in Svizzera o in Italia, questo dal 2024 non è più rilevante ai fini dell'applicazione della scelta della tabella. Qua vedete la grossa differenza: è chiaro che se in una coppia solo uno dei due coniugi lavora, l'aliquota applicabile è più contenuta. Non volevo interrompere, semplicemente volevo mostrare per riprendere il concetto che aveva detto dei figli e di come poi si va a ridurre l'aliquota. Per spiegarvelo in maniera pratica, appunto a voi che ci state guardando, vedete qui questi numeri 0, 1, 2 di fianco alla A, indicano esattamente il numero dei figli. Se la guardate, come diceva giustamente Filippo Cova, il numerino di fianco alla tabella è il numero dei figli. Questa è la tabella che si applica ai vecchi frontalieri che non hanno figli, e guardate che le aliquote orizzontalmente rimangono sempre le stesse. Proprio perché sì, vengono fatti questi numerini, ma la tabella è apposta per chi non ha figli, quindi non c'è differenza. Se andiamo a prenderne un'altra, come potrebbe essere la tabella H, la tabella U, ecco, lì possiamo vedere
che c'è una discesa delle aliquote all'aumentare dei La figli. tabella U mi ha detto, giusto? Per esempio, la tabella U, che è la tabella dei nuovi frontalieri single con figli. Ecco, qua si vede bene, quindi si parte Perfetto. sulla prima colonna un figlio, una certa aliquota, e poi come si va avanti con il numero di figli, ecco che si vede il risparmio fiscale abbastanza importante. Dottor Mulatero, se è d'accordo, le porrei una domanda. Mi risponda sinceramente se può rispondere, se non può rispondere o se è il caso di rivolgersi a un altro specialista. Vedo qui un caso abbastanza interessante proposto da un'ascoltatrice. Sono considerata single, vivo in fascia di confine, i miei figli vivono con il papà fuori fascia. Sono considerata single senza figli perché non vivono sotto la mia economia domestica? Come sarà nel 2024? Questa persona non è coniugata, corretto? Ora, attualmente no. È una buona domanda, perché qua lo semplifichiamo dicendo con figli, senza figli. Poi ovviamente bisogna andare un po' ad approfondire, perché di fatto che fa stato è l'avere figli a carico nella propria economia domestica. Quindi chiaramente poi ogni caso viene verificato, avendo tutte le informazioni a disposizione, però mi sentirei di dire che se i figli sono presso il padre, a questa contribuente si applica comunque la categoria del single senza figli. Ma è importante sottolineare, ecco, che spesso quando si tratta dell'imposta del fondo, anche in altri ambiti, bisogna sempre vedere un po' cosa significa nella definizione di quella determinata imposta. Perfetto, se è d'accordo le proporrei un altro caso, se le va, possiamo fare magari un po' di question and answer. Nel mio caso sono vecchio frontaliere sposato con due figli e coniuge che lavora in Italia, mezza giornata. L'aliquota si è raddoppiata, io sono nella tabella C2, non trovo corretta l'imposizione. Noi da questo punto di vista, poi me lo dica anche lei, dottor Mulatero, non possiamo dirvi non è corretta, non sarebbe professionale. Cioè, noi ci limitiamo a dire quello che è lo stato dell'arte, ecco. Sì, è talmente articolato che è sempre difficile esprimersi, però mi sembra che questa persona è vecchio frontaliere con due figli, coniuge che lavora in Italia, è proprio quel caso che, come si suol dire dalle nostre parti, ecco, ha pescato un po' la beppa pesce, no, nella riforma, perché apparteneva presumibilmente, ripeto, adesso sulla base delle poche informazioni ricevute, apparteneva presumibilmente a chi godeva di quell'aliquota di favore, perché il coniuge lavorava in Italia e quindi non veniva applicata la tabella per doppia redditi. Adesso è stato tolto questo privilegio e chiaramente viene applicata una tabella che prevede delle aliquote che sono sensibilmente superiori. Credo sia questa la situazione, e la frustrazione chiaramente in quel caso è molto comprensibile, perché a parità di statuto, no? Sono sempre frontaliere fiscale, ma schizzo in un'aliquota che è significativamente superiore. Ok. Magra consolazione, però si dovrebbe dire, è andata bene fino a ieri. Andiamo avanti, le sottopongo un altro caso per quanto riguarda quest'altra ascoltatrice che dice: risiedo attualmente a Milano con il mio coniuge, non ho figli né sposata. Ho ricevuto un'offerta di lavoro a Lugano per circa 80.000 franchi di reddito determinante. Ho due domande. Come cambierebbe e se dovesse cambiare qualcosa se si trasferisse in fascia di confine? Primo. E secondo, avrebbe una tassazione agevolata se fosse in fascia di confine stante la sua situazione personale, ovvero convivente senza figli? Mi sembra di aver conto che la questione essenziale è la classica domanda, no? Sono fuori zona di confine piuttosto che appartengo in uno dei comuni di frontiera. Questo faceva un'enorme differenza fino alla fine dell'anno scorso, no? Nel senso che se io ero in zona di confine, frontaliere fiscale, dentro giornaliero, eccetera, 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 accedevo allo statuto frontaliere fiscale, quindi tassazione che era definitiva attraverso l'imposta alla fonte, quindi assoggettamento completo in Svizzera. Ora, se io non ricado in questa categoria dei vecchi frontalieri e non sono un nuovo frontaliere, no? Perché magari è andato fuori comunque dalla fascia di confine, eccetera, eccetera, non cambia il fatto che comunque alla fine io le imposte le pagherò in Italia, secondo IRPEF, chiaramente con quelle agevolazioni che sono state previste, e l'imposta alla fonte svizzera mi darà qualche conto per saldo sulle imposte italiane. Quindi non vedo come trasferimento adesso possa cambiare la situazione, a meno che in passato questa persona fosse già stata, per esempio, non so, nel 2019 avesse dato, diciamo, a Como e
avesse lavorato in Svizzera, quindi commesse già nel periodo transitorio dello statuto di frontaliere fiscale. No? Allora ecco che quello che permetterebbe di accedere allo statuto dei vecchi frontalieri, io ovviamente rientro nella fascia di confine, ma altrimenti ecco, dovrà tener conto delle sue valutazioni. Chiaro, le ipotesi ragionano sul salario lordo, ma non esisterà che interessa a chi deve lavorare qua, ovviamente quanto rimane di netto in busta paga. Quindi, giusto per riassumere velocemente, per questo caso, quello che abbiamo appena esposto, residente a Milano che ha avuto l'offerta di lavoro a Lugano, qui si rientra nella categoria dei nuovi frontalieri, quindi qui è tutta un'altra questione. Se posso precisare, ai fini delle aliquote le si applicheranno le tabelle dei vecchi frontalieri, ma poi non fa differenza perché comunque verrà applicata l'IRPEF italiana e quindi dovrebbe vedere con questo reddito, tenendo conto della famosa franchigia di 10.000 euro più delle deduzioni a disposizione di quanto andrebbe a pagare in Italia. Dottor Mulatero, vogliamo fare altri esempi? C'è qualcosa che vuole aggiungere per chiarire ancora un po' meglio la questione? Siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi se vuole aggiungere qualcosa e poi magari una chiusura, ecco. Sì, magari ecco, segnalare appunto quest'ultimo caso sollevato un tema interessante, no? Quelle casistiche che sono, non è il frontaliere classico di Como Varese che entra e esce giornalmente, no? Perché sappiamo che c'è tutta una serie di categorie che sono imposte alla fonte, penso a chi cerchiamo rientro settimanale, quindi chi soggiorna in settimana in Canton Ticino, chi è un dimorante, quindi ha un permesso di, in questi casi, o come il caso della signora chi è fuori dal fascio del confine. In questi casi, come dicevo, vedrete che vi allineeranno le tabelle che corrispondono a quelle dei vecchi frontalieri. Ciò non vuol dire che con l'imposta alla fonte sarete a posto. Semplicemente poi, a conguaglio, o meglio, la tassazione effettiva sarà come italiana e quell'imposta alla fonte vi verrà dedotta dal dovuto. Ecco questa, ritengo sia una precisazione importante. Siamo addirittura d'arrivo, se posso dare un paio di consigli Prego, 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 o ancora tempo sufficiente. un consiglio che mi sento di dare a tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. È di non sottovalutare, ecco, se sono già ovviamente frontalieri in Svizzera, in Ticino, assoggettati all'imposta alla fonte, non sottovalutate, non prendete alla leggera quella formalità che è la compilazione del questionario, l'annuncio, il formulario che il datore di lavoro vi fa compilare all'inizio di ogni anno per determinare la vostra tabella e la vostra aliquota di imposta alla fonte. Se posso, per dirlo in termini terra terra, è esattamente, ragazzi, quel formulario giallo con scritto imposte alla fonte in alto. Esattamente. Perché il datore di lavoro chiaramente non deve fare la Gestapo e quindi venire a ribaltarvi a casa tutte le informazioni personali per sapere esattamente cosa vi siate. C'è questa forma di autocertificazione che a volte, come tutti i questionari, viene visto con un po' di fastidio per chi lo compila e a volte magari si hanno dei dubbi, si dice vabbè ma sarà questo, metto la crocetta lì. Ecco, fate attenzione, se avete dei dubbi parlatene con la persona responsabile del personale, datore di lavoro, se appartenete a un sindacato, condividete questi dubbi, perché quella mezz'ora che si spende per compilare correttamente il formulario d'annuncio poi evita comunque di dover magari andare a chiedere una rettifica della posizione perché si era dichiarato in maniera incorretta il proprio stato. Quindi fatelo per bene, lo fate una volta l'anno, mi raccomando, fatelo per bene, che sennò poi c'è da tribolare per sistemare un attimo, non è mai bello, ve lo posso garantire. Se qualcuno avesse dei dubbi e volesse approfondire in modo professionale, a chi bisogna rivolgersi in questi casi, appunto, in temi di fiscalità e imposta alla fonte? Assolutamente. Completo un attimino quello che ha detto lei in chiusura, quindi molto importante, lo facciamo, ce lo chiedono una volta all'anno, è importante farlo correttamente. Attenzione, se cambia la vostra situazione personale in corso d'anno, segnalatelo, perché a quel punto va attualizzato il questionario, perché dal mese successivo può cambiare la tabella, l'aliquota o quant'altro. Quindi se cambia per quelle variabili di cui abbiamo parlato, segnalatelo e aggiornate il vostro questionario. Capita a volte di casi in cui magari il contribuente del vostro conto dice: ah, ma io mi sono divorziato da 2 anni. Ma se non lo spieghi nel
nel questionario, il datore di lavoro continua ad applicare la stessa aliquota e quindi ci si trova in una situazione in cui il datore di lavoro va sul lavoro sulla base della sua certificazione, ma chiaramente c'è un'irregolarità. In caso, ecco, di dubbi giustamente o di approfondimenti, dipende un po' dalla caratteristica, nel senso che le realtà un po' più grosse, ecco, quando si lavora in una realtà un po' più grossina, che ha una persona che si occupa delle risorse umane o addirittura un dipartimento HR o quant'altro, ecco, un primo approfondimento chiaramente può essere fatto con queste persone che sono chiaramente aggiornate sempre su questi temi. Per raccogliere informazioni, lo dicevo prima, il sito dell'imposta della fonte è veramente fatto molto bene, ci sono tutte le tabelle, dei simulatori, ci sono tante funzionalità e è stato fatto davvero un lavoro notevole dall'ufficio in questione perché chiaramente è una rivoluzione per tutti, in primis deve applicare questa grossa riforma. Sottolineavo il ruolo dei sindacati, ecco, i sindacati hanno fatto un ottimo lavoro di comunicazione, di sensibilizzazione negli ultimi mesi e in queste settimane stanno prestando tantissima consulenza, quindi abbiamo i due lati, no? Datore di lavoro, abbiamo il sindacato, abbiamo super partes, magari l'ufficio dell'imposta alla fonte. Poi chiaro, spesso, per esempio nel nostro caso, come fiduciari commercialisti, ci troviamo a fare da consulenti per quelle piccole e medie imprese che magari non hanno internalizzato la funzione delle risorse umane e quindi hanno bisogno di consulenza specifica. O allora magari di persone come nel caso della signora di cui abbiamo visto l'esempio prima, che sta valutando magari un impiego in Svizzera e comincia a dire ma cosa faccio? Rimango ad abitare a Milano? Cosa cambia se mi trasferisco a Como? Ma se venissi a abitare a Lugano sarebbe diverso? Ecco, in questo caso appoggiarsi da un lato c'è un commercialista svizzero, dall'altro ecco, nella misura in cui poi si sposti in Italia assolutamente fare un passaggio con il proprio fiscalista, con un consulente della Chitaliana, ecco, questi Certo. sono sicuramente consigli importanti. Assolutamente sì. Quindi, ovviamente, abbiamo tutta la pletora di commercialisti, lato italiano e lato svizzero, a cui rivolgersi. Io, dottor Mulatero, la ringrazio, è stato molto gentile, esaustivo. Se posso fare una raccomandazione a chi volesse, può rivolgersi al vostro studio, alla vostra società, la Contam S.A. di Chiasso, nel caso dovesse avere dubbi di natura fiscale. La ringrazio. Io vi ricordo che questo webinar è stato presentato da cambiavalute.ch, che è appunto lo sponsor di questo webinar, e se dovesse essere utile, qui nella nostra pagina promozioni c'è una promozione molto interessante che è quella presentaci un amico, ovvero voi già clienti potete condividere il vostro referral link con conoscenti, colleghi, amici, invitarli a utilizzare il nostro servizio. Se queste persone dovessero diventare clienti e cambiare, entrambi riceverete un premio di 25 euro. Vi ricordo che qualora voleste capire come funziona questa promozione, c'è il video sul nostro sito, nella nostra pagina dedicata. Arrivederci a tutti. Arrivederci.